Beh, le donne di mafia sono donne spietate, intelligenti, delle imprenditrici del crimine, direi oggi. Un appuntamento organizzato a Martano per parlare di mafia attraverso le pagine della letteratura scritta dal pugno di un magistrato. Al centro La scialletta rossa, il romanzo scritto dalla dottoressa Maria Francesca Mariano, magistrato presso la Procura di Lecce. Noi con questo appuntamento che fa parte della rassegna messa in campo dall'amministrazione comunale, intitolata Da Capace a Via D'Amelio, vogliamo proprio focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica martanese e del territorio in generale della Grecia Salentina proprio su questa tematica. Dalle pagine che raccontano la storia di una donna colta ed emancipata a capo di un clan mafioso parte una profonda riflessione. Attraverso un complesso percorso interiore compie una scelta rivoluzionaria. Beh, il libro parla di una donna di mafia, ma è un percorso di redenzione. Perché la donna mafia del libro, che è a capo di una frangia della Sacra Corona Unita, poi attraversa il cammino del pentitismo, diventa collaboratrice di giustizia e quindi cambia completamente vita per dare un segnale di speranza e far capire che da certi contesti si può uscire. Un momento, insomma, anche per comprendere meglio il ruolo che hanno le donne nelle organizzazioni mafiose. Hanno avuto ruoli molteplici, sono state mogli di capi e hanno, diciamo, portato a compimento il disegno criminoso nell'assenza dei capi detenuti, quindi hanno avuto un ruolo anche di spicco nell'ambito dell'organizzazione criminale, ma sono state anche mogli di collaboratori di giustizia e di pentiti ed hanno seguito generalmente i mariti nei loro percorsi dissociativi. Qualche volta hanno mantenuto un ruolo intermedio di custodi, diciamo, dell'etica della famiglia mafiosa.